Riga, campionati juniores. Ed ecco i 100 ostacoli femminili. Da seguire l'abbiamo appena vista Manuela Bosco, corre per la Finlandia, ma come si capisce dal cognome è di origine italiana, padre siciliano per la precisione. Non ce la farà vincere, ma farà un ottimo tempo. E invece sarà una doppietta francese con quest'atleta, la 602, che fa di Gérance, che chiuderà in seconda posizione. Intanto vediamo il lotto delle altre concorrenti e fra un po' vediamo la partenza di questa terza finale della giornata. 100 ostacoli femminili a Riga. Ecco la partenza. Da seguire la prima, la seconda e la quinta corsia. La prima con Manuela Bosco, la seconda con la francese Ocori e la terza con la francese Gérance. Vedete la Ocori che nettamente va a vincere, benissimo, e dietro la Ocori, ma favolosa è anche Manuela Bosco. In particolare vedremo che il tempo della Bosco è 13.34. E visto che Manuela ha il doppio passaporto finlandese-italiano, si tratta anche del record nazionale juniores e addirittura della sesta prestazione italiana all time. Ecco ancora la Ocori in azione, addirittura sarà 13.16 il suo tempo, tempo eccezionale per la categoria juniores. Seconda la Gérance, terza la Manuela Bosco, 13.34.